Buon pomeriggio, ecco la diretta di giovedì 5 novembre. Il tempo sta già volando, non mi rendo conto di come passi in fretta se non quando penso che siamo già quasi al fine settimana. E quindi ho pensato per voi a una pratica che, come vi ho detto nel titolo, stimolasse l'appoggio, il radicamento. L'appoggio principe del nostro piede, del nostro corpo, il piede, scusate le papere in diretta. Quindi, per cominciare la nostra lezione, andremo a stimolare il piede attraverso delle semplici palline. Vedete qua, ne ho una riccia, questa più tipica. Dello stimolo, diciamo, sensoriale, fasciale del nostro corpo, quindi con queste piccole puntine. Però magari se non ne avete una di queste qua, non vi dovete preoccupare, potete tranquillamente utilizzare una pallina da tennis, che deve essere un po' dura, non deve essere troppo morbida, o una pallina qualsiasi giocattolo come questa qua, che magari è un pochino morbida, può essere anche più piccola, non per forza deve avere questa misura qua. Potete prenderne di più piccina rispetto a queste. Più è piccola, più penetra nei tessuti, più andiamo a sentire diciamo, lo stimolo a livello del piede. E dopo aver lavorato sullo stimolo del piede, andremo ad utilizzare, mi raccomando, portata di mano. Vi servirà una sedia che io ho già preparato lì, che vi serve appunto per appoggiarvi per l'equilibrio iniziale. E vi servirà anche alla fine della lezione per fare la parte che riguarda il pranayama, che praticamente sono gli esercizi di respirazione e di purificazione. Utilizzeremo quindi la sedia invece che stare seduti e può essere un valido aiuto per tutte quelle persone che hanno difficoltà a stare seduti a terra. Potete usare una sedia, sicuramente a casa l'avete. Possono servire i mattoncini come può servire la cinghia. Io ho già preparato tutto, non so se li vedete là. Mattoncini, cinghia, cuscino, coperta, tutti quegli oggetti che sono necessari per favorire i vostri appoggi. Sapete che io non faccio certo lezioni esasperate o particolarmente complicate perché so che davanti a me, oppure dietro, diciamo, questo schermo, ci sono delle persone che hanno delle difficoltà. Quindi, cerco sempre un approccio che sia più facile per tutti, che vi permetta appunto di fare la pratica pur avendo delle difficoltà fisiche. E naturalmente ricordatevi una cosa, che quando voi sentite che il vostro respiro diventa difficoltoso, quindi comunque non riuscite a respirare in maniera fluida, questo significa che probabilmente state forzando. E ogni movimento del nostro corpo modifica il respiro e ogni respiro può modificare il corpo. Quindi andremo a sentire durante questa pratica questa influenza tra respiro, movimento e anche visualizzazione, soprattutto nella parte finale. Quindi adesso io mi appresto con la pallina, io prendo questa riccia così, ad eseguire gli esercizi di mobilizzazione del piede, di stimolo dell'appoggio. Una cosa che vi devo dire ancora riguarda il piede. Vi faccio vedere il mio piede, non è bellissimo, però c'è. E abbiamo tre punti: uno qui direttamente sotto l'alluce, uno qua sotto il quinto dito e uno al centro del tallone. Questi si chiamano i tre punti del piede e sono i punti fondamentali di appoggio del nostro corpo. Quindi, stimolando il piede, noi andiamo non solo a stimolare il piede, ma ci sono delle terminazioni nervose che fanno risalire gli stimoli fino alla colonna vertebrale, addirittura fino alla cima della testa. Quindi, molto spesso, detensionando le strutture del piede, noi andiamo a detensionare i polpacci, così a salire sono delle catene collegate tra di loro fino alla colonna vertebrale. Quindi inizio dalla posizione del piede. Quindi abbiamo detto pallina riccia, una sedia su cui appoggiarvi per non perdere l'equilibrio e non andare a sforzare eccessivamente l'altra parte del corpo mentre andiamo a stimolare il piede. Dopo aver fatto questo lavoro sul piede, andremo poi a lavorare alla terra e nella fase finale, tenete la sedia vicino, ci riservirà la sedia. Quindi andremo nuovamente a sederci sulla sedia. Mattoncini, libri, tutto quello che vi è necessario. Partiamo, eh? Adesso io mi vado a organizzare verso la sedia e mi preparo.
vado anche a legarmi i capelli e mi organizzo così. Io metterò la sedia sul mio lato sinistro, giusto solo per appoggiarmi, eh? Non è che adesso vi serve la sedia per sedervi, lasciatela qua. Poi andate a prendere la pallina, la mettete a terra e adesso cominceremo con una serie di movimenti generali. Io mi sposterò su più piani, voi restate comodi e guardate bene cosa succede. Me la sposto di qua, eh? Voi tranquilli, lasciatela sul vostro fianco, perché voglio farvi vedere un pochino meglio quello che succede al piede. Quindi abbiamo detto tre punti del piede, quindi la zona dell'alluce. Poi l'altro punto, il secondo punto, sotto il ditino, il quinto dito, il terzo punto è sotto il tallone. Questi tre punti, immaginateli collegati da delle linee interne, andando così a sentire l'arco interno e l'arco esterno e l'arco mediale. Quindi abbiamo tre archi, uno mediale, uno interno e uno esterno. Quindi andiamo a sollecitare questi tre punti. Per adesso, appoggiandovi alla sedia per controllare l'equilibrio, andate a mantenere la pallina sotto e cominciate a fare dei movimenti di scivolamento in avanti e indietro, cercando di andare a sentire questi tre punti. Prima il punto dell'alluce, poi con il quinto dito, e continuate a farlo anche in maniera un pochino intensa, veloce, in modo da risvegliare un pochino tutti i tessuti del piede. Su più punti potete fare anche dei movimenti circolari, sia in un verso che nell'altro verso, e poi vi fermate appoggiando il tallone alla terra. Aprite bene le dita sopra la pallina. Immaginate come se sia un pugno, stringete la pallina con tutte le dita e rilasciate. Quindi stringete e rilasciate. Stringo e rilascio. Quindi devo sentire come se volessi prenderla con le dita dei piedi. Questa pallina, anche se io non lo faccio, ma voglio dargli quell'intenzione. Devo sentire che le dita del mio piede si spalancano, si allargano bene e poi si chiudono bene. Mantengo le dita del piede a cupola e mobilizzo il piede, quindi in questo caso vado a preparare anche la caviglia e il ginocchio e l'anca in questi movimenti di oscillazione laterale. Mantengo la schiena dritta, io adesso vado un po' giù. Ma cerchiamo, mentre qui abbiamo capito, di mantenerci con la colonna bella allungata. Non c'è bisogno sempre di guardare, no? Adesso ci fermiamo e spostiamo bene la pallina sotto la linea dell'alluce. E respirando, portiamo il peso del corpo in avanti, leggera, senza schiacciare troppo, e non vi deve mica far male. Espirando, andate avanti, inspirando. È un trasferimento di peso. Non è una pressione, quindi andate a sentire questo scarico e carico del vostro peso in avanti e indietro. Diciamo che 6-8 volte vanno benissimo. Questa parte lo potreste fare anche da sola, volendo, in un altro momento, magari per preparare le vostre gambe. Poi andate a spostare la pallina nel quinto dito e anche qua andate a fare delle piccole oscillazioni avanti e indietro. In questo secondo punto del piede, espirando, inspirando, espirando, inspirando, espirando, e poi rimettete al centro della zona mediale e mobilizzando il vostro piede, la vostra caviglia, il ginocchio e l'anca, seguiamo questa linea mediale del piede, un punto di unione tra l'alluce e il quinto dito, e continuo su questo movimento di oscillazione. Poi sposto la pallina, oppure sposto un po' il piede e mi metto proprio nel punto centrale. E vado da qui a provare di nuovo a spostare il peso del corpo in avanti e indietro. Non devo premere. Sento questa pressione che viene da sotto, sento la spinta, espirando ed inspirando. Quando vado avanti, espiro, inspiro, torno, espiro avanti, inspiro, torno, espiro. Inspiro e mantenendo il piede a cupola vado ad oscillare a destra e a sinistra. Questo è un importante movimento di caviglia, ginocchio e anca. Va a lubrificare le strutture. Quindi non è soltanto il piede, no? Come potete ben capire. E poi andiamo a spostare tutto il piede. Appoggiamo bene le dita anteriori alla terra e sentiamo la pallina sotto il tallone. E
faccio in modo delle piccole spinte avanti e indietro. Sentiamo proprio questa attivazione del tallone contro la pallina, ma non è una pressione. E sentire proprio che c'è questa cosa sotto, no? Questa risposta che ci dà anche la nostra pelle, i nostri tessuti. Cerchiamo, siamo fermi qua e rifacciamo questo movimento in oscillazione. Quindi io chiamo così a tergicristallo, no? A destra, a sinistra, a destra, a sinistra. Una volta finito, andate a sentire l'arco esterno del piede, quindi muovete la pallina su questo punto, è un punto che unisce il quinto dito al centro del tallone. Facciamo una serie di movimenti ancora e poi andiamo ad unire l'alluce con la parte del tallone, quindi l'arco interno. Continuiamo a fare questo movimento e di nuovo andiamo ad andare un pochino più di intensità, più di velocità, più su più punti. Facciamo nuovamente i cerchietti da una parte all'altra. Terminato tutto, andiamo a mettere il piede a terra. Se voi a casa siete senza calze, potrete sicuramente notare che il piede lavorato si spalma completamente alla terra, ma non solo. Provate a fare dei piccoli piegamenti e ad ascoltare cosa succede all'anca che ha fatto il lavoro, quindi sempre quella che si è preparata precedentemente. E noterete come la gamba, tutta l'anca, sia più predisposta ad eseguire il piegamento. Vi fermate su e andate ora a sollevare le vostre braccia. Andate ad eseguire una piccola flessione un pochino più importante e noterete anche una cosa, come sentirete meglio l'appoggio del piede alla terra e ritornate su. Questi sono dei piccoli test che sono utili per capire cosa sta succedendo al nostro corpo. Nello yoga c'è questa connessione mente-corpo e ascolto di tutte le sensazioni che nascono. Potrebbero essere anche diverse da quelle che vi dico io, perché noi siamo tutti diversi. Quindi adesso ci prepariamo ad eseguire l'esercizio dalla parte opposta. Quindi io mi sono solo girata di fianco, voi potete sempre guardare in avanti. Rivado, come ho detto prima, ascolto i tre punti, alluce, quinto dito, tallone. E di nuovo vado a giocare un pochino, unendo quindi l'alluce al centro del tallone. Vado questo percorso di movimento avanti e indietro, ascoltando l'arco interno in questo caso. Poi unisco il quinto dito con il tallone, e quindi vado a seguire la linea esterna del piede. Poi vado ad eseguire anche magari sulla linea mediale, quindi collego alluce e quinto dito. Faccio un pochino di movimenti un pochino più intensi, in modo da risvegliare bene tutti i punti del piede, tutti i tessuti, dei piccoli cerchi nella parte centrale e dei cerchi anche dalla parte opposta. E comincio nuovamente come le dita, vi ho detto, ho fatto prima, come se aprissi e chiudessi il pugno, andando quindi a aprire tutte le dita, chiudere le dita, aprire le dita, chiudere le dita, quindi inspirando, espirando, io mi distrago, ma devo cercare di tenere la colonna dritta, non so voi. Ok, e andiamo ad espirare, inspirare, espirare, inspirare, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira. Trattieni le dita, crea una sorta di cupola con tutto il piede e oscilla lateralmente. Questo, ve l'ho detto, è di grande beneficio per le caviglie, per l'articolazione del ginocchio e soprattutto per l'articolazione dell'anca. Immobilizzo, vado a scaricare a destra e a sinistra collegando il punto mediale. Poi sposto la pallina un pochino più indietro, la metto proprio sotto l'alluce, quindi dove diciamo nasce quel gran bel problema dell'alluce valgo. Naturalmente tutti questi movimenti sono anche benefici per chi ha problemi circolatori, non voglio dimenticare la mitica cellulite nasce da questi problemi, okay? Spesso chi sta molto seduto per le ore blocca tutti i vasi linfatici, il ritorno venoso, quindi potete capire quanto sia dannoso. Espirando, pantaloni troppo stretti, scarpe col tacco, ce n'è di ogni. Noi donne siamo bravissime a farci del male da sole. Espiriamo, inspiriamo, espiriamo.
andiamo adesso a connettere l'altro punto del piede, il quinto dito, e andiamo ad espirare e ad inspirare, quindi sempre portando il peso del corpo in avanti e indietro, senza schiacciare con il piede, ma trasferendo il nostro peso. Ci fermiamo al centro e andiamo di nuovo a fare i nostri movimenti di oscillazione laterale, dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori, e andiamo un pochino più al centro, proprio in mezzo al piede. Allora, questa è anche un'ottima ginnastica da fare. Mettiamo che abbiamo passato una giornata veramente in piedi tutto il santo giorno, siamo stanchissimi, potremmo fare una cosa del genere. Si può fare anche seduti nella sedia. Andiamo anche le persone magari che sono disabili o hanno delle problematiche, potrebbero farlo sedute, persone anziane, per esempio, mi farebbe veramente bene. Ancora oscillando a destra, a sinistra, a destra, a sinistra. Trasferisco ora il peso del mio corpo sulle dita del piede, appoggio bene il tallone e di nuovo vado a sentire la spinta del mio tallone sulla pallina. Attivo bene questo lavoro di anteroposizione, quindi avanti e indietro, e poi mantengo la posizione ed eseguo questi piccoli movimenti di oscillazione laterale, andando proprio a mobilizzare. Vedete come si muove tutta l'anca, il ginocchio, intra ed extra ruota la gamba. Finito questo, comincio a collegare la parte, posso iniziare dall'alluce fino al tallone, quindi collego la parte interna, l'arco interno, faccio diversi movimenti avanti e indietro, poi collego l'arco esterno, collegando così il quinto dito con il tallone, collego l'arco mediale facendo questi piccoli movimenti, poi diciamo su tutte le linee varie, diciamo vado un po', diciamo a sensazione, come sento che ne ho bisogno, faccio dei piccoli cerchi sia da una parte che dall'altra, poi mi fermo e riappoggio il piede. E ora, confrontando i piedi, ve li guardate, spero abbiate tolto le calze, e potrete notare come i piedi adesso si assomigliano molto di più e provate a fare anche dei piccoli piegamenti e noterete come tutte e due le anche adesso sono ben disposte ad eseguire il movimento di flessione, decisamente più ben disposte. Benissimo. Ora che abbiamo creato questo radicamento, questo appoggio bene del piede, andiamo a vedere i miei puntini, ok? Andiamo a prendere un mattoncino. Se non avete un mattoncino potete prendere anche un cuscino. La sedia adesso la spostiamo, non ci serve, e andiamo a mettere il mattoncino in mezzo alle cosce. Quindi ad attivare tutte le linee centrali del nostro corpo. Avendo attivato bene il radicamento, attivando bene tutte le linee centrali, cosa vuol dire? Che stiamo attivando anche gli addominali, quindi tutta la parte anteriore e anche la parte posteriore della colonna. Con questi piccoli movimenti di piegamento, okay, andiamo a sentire bene il radicamento dei nostri piedi alla terra. Quando vi portate giù, attivate bene le vostre cosce e poi andando qua a appoggiare le manine sulle ginocchia, andate a fare dei piccoli movimenti di mobilizzazione del tratto lombare. Espirando ed inspirando, non scendete troppo e non c'è bisogno, quindi andate a riscaldare ancora tutte queste parti e andiamo ancora ad espirare e riavvolgere il movimento. Ruotiamo le spalle, scendiamo un pochino di più e poi espirando creiamo quest'onda e ritorniamo. Quindi scendiamo qua, espirando e ritorno. Scendiamo e andiamo, espiriamo e ritorniamo. Tenendo bene l'appoggio, in giro verso di voi, vado di nuovo leggermente in piegamento, posso unire le mani, creo questa connessione tra il lato destro e sinistro del mio corpo e cerco questa centralità, attivando bene il palmo delle mani, e sposto il peso del mio corpo sulla gamba sinistra e stacco di qualche centimetro il piede destro, ma poco poco, E quindi cerco di sentire bene il radicamento di quella gamba, la forza di quella gamba, lì ci respiro. E poi vado a trasferire il peso sulla gamba opposta, stacco
Stacco la gamba, mantengo la mia posizione, ci respiro, petto in fuori, la colonna lunga, sento questo carico dalla parte opposta, ritorno con tutti e due i piedi e poi dolcemente inspirando mi allungo verso l'alto ed espirando abbasso le braccia lungo i fianchi. Avendo il mattoncino abbiamo sentito bene la connessione di muscoli interni. Qui potrebbe essere utile una sedia per le persone che hanno difficoltà di equilibrio, se no non ce n'è strettamente bisogno. Andremo a fare tre linee dell'albero modificato. Praticamente voi andate a extraruotare la gamba sinistra e cercate di appoggiare l'alluce alla terra e il tallone nella zona tibiale. Quindi se io ce la faccio, sto tranquillamente così, senza appoggiarmi. Se ho la necessità, cerco la sedia. Proviamo senza. Se poi c'è bisogno, le abbiamo, ok? L'abbiamo messa vicino. Oppure un muro, qualsiasi cosa che vi serva per creare questa sicurezza, anche mentale. Andiamo qua, ve l'ho detto prima, cerchiamo il radicamento, quindi cerchiamo questa forza dalla terra e non riuscendo a controllare l'equilibrio, magari ci appoggiamo a qualcosa che ci dia stabilità. Mantenete la posizione e respirate. Attivando le parti destra e sinistra del nostro corpo, sentendo la connessione sia tra le mani che il piede, nei nostri punti, le dita dei piedi, alluce quinto dito, il tallone che si appoggia sulla gamba opposta. Rilasciamo, inspirando, riallineando le gambe ed espirando, riportiamo le braccia lungo i fianchi. Ora, naturalmente questo un pochino per chi ha un pochino più di dimestichezza, andiamo ad aumentare questa apertura. Quindi voi portate sul ginocchio dritto, aprite l'anca e mantenete allineate il bacino. Sempre per trovare una connessione di equilibrio e creare questa sorta di linea di forza, unite le vostre mani all'altezza del cuore, se ne avete bisogno, lasciate una mano all'altezza del cuore, l'altra vi servirà appoggiata alla sedia. Quindi riportatevi ben in posizione e respirate. Cercate di guardare dritto avanti a voi, di fare bei respiri profondi. Almeno 3-4 respiri. Se sentite la situazione faticosa, appoggiatevi alla sedia. E poi, rilasciando la gamba, ancora di nuovo inspiratevi, allungate ed espirando, riportate le braccia lungo i fianchi. Potete anche appoggiare sulla sedia. Qua, adesso, se ce la facciamo, andiamo sempre prima a sollevare il ginocchio dritto, poi apriamo l'anca, se riusciamo a venire un pochino più su, ma non forzate, altrimenti vi riportate nei punti che avete preso prima, non c'è nessun problema, ok? Io vado solo un pochino più su, non forzo. Per me questa è una posizione che mi permette di mantenere le anche allineate e di gestire la situazione di equilibrio. Nuovamente vi vado a posizionare le mani all'altezza del cuore. E vado a respirare. L'opzione sedia è sempre pronta, eh? Tre, quattro respiri sono sufficienti. E per chiudere la posizione, scivolate con la gamba alla terra, inspirate, vi allungate nuovamente ed espirando ritornate con le braccia lungo i fianchi. Ora che abbiamo fatto questi movimenti, allarghiamo un po' le gambe, facciamo questo piccolo test nuovamente, facciamo di nuovo dei piccoli piegamenti e ascoltate anche le ginocchia in questo caso e noterete come il ginocchio che ha fatto i movimenti si senta più leggero. E tranquillamente rilasciate tutto.
Concentrate un attimo, andate a unire i piedi, le ginocchia se possibile, nella posizione della montagna e vi ascoltate nella posizione. Sentite i vostri piedi, cosa succede sotto? Accennate sempre un sorriso senza serrare le labbra. Come sentite più presente il lato del corpo che ha praticato. E poi con calma aprite gli occhi e al limite per sicurezza, io vi do un consiglio, mettetela la sedia dalla parte opposta, così avete sempre un punto di riferimento importante e non andate a sovraeccitare le vostre strutture. Adesso andremo nuovamente a creare questo appoggio, quindi mettete la punta del piede attivo, andate a ruotare, quindi l'anca e il ginocchio verso l'esterno, appoggiate il tallone alla tibia, quinto dito alluce alla terra, mantengo la posizione, sento questi punti del piede, i tre punti del piede bene a terra, ma anche l'altra gamba. E soprattutto la connessione tra la gamba sinistra e la gamba destra che si attivano tra di loro e le nostre mani che si uniscono. E quindi portando l'emisfero destro e l'emisfero sinistro a connettersi tra di loro. Cerchiamo di connetterci bene alla terra, quindi radicando bene i piedi, allungando il nostro corpo verso l'alto e sentendo questa forza anche di attivazione delle nostre mani. Il respiro che è profondo sale e ci allunga. E nell'espiro il radicamento. Può darsi che vi sentiate oscillare, ma non ve ne preoccupate. Vi ricordo che avete sempre la vostra sedia vicino, lasciate una mano vicino al cuore e l'altra mano al limite la appoggiate sulla sedia, soprattutto se sentite troppo carico. Adesso vi preparate con un'inspirazione, scusate, ci allunghiamo bene verso l'alto, riallineiamo il corpo e ritorniamo alla terra. Cominciamo ad ascoltare se ci sono differenze, se sento bene gli appoggi, cosa cambia. Mi preparo adesso, vado di nuovo a preparare il ginocchio e extraruotare. E questa volta magari andrò un pochino più su se ce la faccio. Se mi è necessario mi appoggio alla sedia, se riesco vado tranquillamente con le mani all'altezza del cuore. Distendo la colonna, rilascio le spalle, rilasso il viso e respiro. Sotto, sicuramente il piede d'appoggio vi lascerà passare queste vibrazioni di appoggio, sentirete il piede, proprio i suoi tessuti che vibrano cercando controllo, cercando forza, una forza che cerca nella terra, nella stabilità. E respirate tranquillamente. Lunghi respiri profondi con il naso e dal naso. Inspiro ed espiro. E poi piano piano scendete con il piede, inspiratevi, riallungate ed espirando riportate le braccia lungo i fianchi. C'è sempre la nostra sedia qua vicino. Quelli che se la sentono di fare il movimento un pochino più alto, ma senza schiacciare il ginocchio, mi raccomando, eh? È molto importante. Lo fate, se no, tranquillamente ritrovate il vostro punto favorito, dove vi sentivate sicuri, dove sentivate un buon radicamento. Quindi adesso ci portiamo, io lo porto un pochino più su, apriamo, riportatevi quando salite su, sollevate il ginocchio, poi aprite l'anca. Non subito. Vi sistemate bene, se avete la necessità, una mano sulla sedia, una mano verso il cuore, se ce la fate tutte e due le mani. Rilasciate le spalle, attivate bene tutti i punti del piede alla terra. Alluce, quinto dito, tallone, sentendo quella sorta di vuoto che si crea nel cuore del piede,
che crea questa sorta di effetto ventosa dei vostri piedi di appoggio. E qui andiamo a respirare. L'opzione sedia sempre attiva, quindi se ne ho la necessità mi appoggio, anche se per un attimo, per riprendere un pochino l'equilibrio, per rigestire tutto, per sentirmi sereno e tranquillo. Andate al ritmo del vostro respiro. Quando vi sentirete pronti, lascerete scivolare nuovamente la gamba alla terra, inspiratevi, allungate, sollevate lo sguardo ed espirando riportate le braccia lungo i fianchi. Benissimo. Adesso da questa posizione qua andiamo tranquillamente a rimetterci nella posizione della montagna. Sposto un attimo la sedia. Uniamo bene tutti e due i piedi, le ginocchia, tutto quello che si può unire. Rilasciamo le nostre braccia, palmi delle mani in fuori, spalle basse, collo lungo, attivazione alla terra. Non chiudete gli occhi, cercate sempre un punto fisso davanti a voi, magari un po' basso, ma non chiudete gli occhi. Cercate di sentire come i vostri piedi spingono bene alla terra. Lasciate le spalle e di nuovo andate ad inspirare, vi allungate, vi estendete bene su ed espirando riportate le mani al cuore. Abbassate pure il mento. Sollevate lo sguardo. E da qua, ora andiamo a prepararci a lavorare la terra. Può essere necessario avere i mattoncini che io ho preparato qua, la cinghia ci potrà servire e ho preparato i mattoncini e me li sistemo qua davanti, ok? Me li sistemo in modo tale da poter ritrovare subito quando ne ho necessità. Mi porto indietro sul tappetino in modo da avere davanti tutta quanta la linea di appoggio e fletto le ginocchia piano piano, non ho fretta. Vado, mi poggio alla terra, cammino con le mani e mi posiziono in quadrupedia. Se avete problemi ai polsi, può aiutare avere i mattoncini. Io li ho messi qua per darvi tanti piccoli suggerimenti. Può aiutare a metterli sotto le ginocchia e quindi diminuire il carico sui polsi. E inoltre aiutano anche se avete dei problemi alle ginocchia per controllare meglio e distribuire meglio i carichi. Adesso io li lascio. Se non li avete, li potete fare lo stesso, non è necessario averli, non importa. Se avete problemi alle ginocchia, magari mettete un cuscino oppure una coperta arrotolata. Una volta che siete qua, aprite bene i polpastrelli, andremo ad eseguire il nostro gatto, quindi rilasciando bene. Rilassate le caviglie, non date tensione sulle dita dei piedi, andate ad inspirare, ad aprire bene tutta la colonna ed espirando, parte questo movimento dal coccige, la retroversione del bacino, fuori l'aria, guardo l'ombelico, faccio attivare bene anche le braccia da terra, inspirando, mobilizzo e apro. Cercate di fare quest'asana lentamente, proprio immaginando le vertebre della vostra colonna che si sgranano una alla volta, senza esasperare. Quando ripartite dalla testa, le spalle e per finire tutto il resto della colonna fino al coccige. Ricordatevi, le curvature lombare e cervicale sono simpatetiche, quello che fa una fa l'altra. Contemporaneamente, andando di nuovo ad espirare, attivo l'addome, mobilizzo il tratto lombare, il dorso, la cervicale ed inspirando vado nuovamente ad aprirmi. Ok, un patardo, scusate, mi sono spaventata. Ancora, espirando fuori l'aria e inspirando, rivado. Da qua mi lascio andare giù.
con mattoncini o senza mattoncini non cambia niente. Scarico, lascio andare il bacino. Una cosa però, se ho i mattoncini qua in alto, il mio coccige resta un pochino più in alto e sento una maggiore attivazione in allungamento della zona lombare. Ascoltate sempre che non sia fastidioso però, eh? Non vuol dire che tutti gli allungamenti fanno bene. L'importante è che noi stiamo bene in quell'allungamento. Poi ritorniamo in quadrupedia, riposizionandoci bene qua, andremo a strisciare la nostra gamba sinistra lunga con l'alluce alla terra e strisciamo anche il braccio destro col mignolo alla terra. Inspirando andiamo ad attivare queste due linee che sono delle linee di forza posturali della nostra colonna vertebrale. Andiamo poi a riappoggiare prima il braccio e poi la gamba. Striscio in questo caso ora la gamba destra, inspirando e preparo il braccio sinistro. Vado ad inspirare e mantengo la posizione. Attivo questo allungamento ed espirando riporto prima la mano e poi il ginocchio. Lo rifaccio. Adesso attenzione, vado a strisciare la gamba sinistra, la allungo bene. Striscio il braccio destro, il mignolo in appoggio. Cercherò di mantenere più a lungo questa posizione. Andrò ad inspirare, ad allungare, mantenere e respirare nella posizione. Quindi inspiro ed espiro. E sento queste due linee di forza, la forza della mano che si allontana, la forza del piede che si allontana nella direzione opposta. Questo è un grande esercizio di forza, di stabilità e di potenziamento della vostra postura. Cerchiamo di fare almeno 2-3 respiri, anche 4, e quando non riuscite più a gestire bene il movimento, andate prima ad appoggiare il braccio e poi ad appoggiare la gamba. Trasferite il carico del vostro corpo sull'altra lato, strisciate quindi la gamba destra, portate in avanti la mano sinistra con il mignolo a terra. E andando ad inspirare, allungate bene gli arti e di nuovo a sentire queste forze di trazione della vostra mano che spinge lontano, della vostra gamba, del vostro alluce che vi dà la direzione. Mantenete la posizione e ascoltate il vostro respiro, ricordando sempre che se siete stanchi vi riappoggiate quando volete. Piano piano, qua un respiro per me e poi appoggio la mano, appoggio il ginocchio e ritorno alla terra. Vado a scaricare, espirando. Svolgo la posizione, quindi mi apro, tolgo i mattoncini e vado in posizione prona. Qui, se avete problemi alla schiena, può aiutare tantissimo mettere un cuscino, una bella coperta arrotolata nella zona pubica. Adesso metto il cuscino, ok? E vi mettete nella posizione della sfinge. Allargate le gambe, sentite bene i piedi con l'arco del piede bene alla terra, oscillate con il vostro bacino e sentite dall'attivazione delle braccia, provate a lasciare andare, sentite proprio le scapole che perdono il controllo invece che si avvicinano e che si allontanano e cerchiamo la posizione neutra delle scapole, appoggiando bene i pali alla terra. Mantenete la posizione e respirate qua. Se sentite troppa tensione, specialmente qui sopra la lombare, mi raccomando, non esasperate l'attivazione. Proprio sentite questo collo che si allunga, lo guardo in avanti, l'appoggio sulla zona pubica. E poi con calma vi lasciate andare molto più giù, okay? Quindi andate ad appoggiare una mano sull'altra e appoggiate la fronte. Lasciate questa attivazione in scarico del vostro bacino e del vostre anche, potete fare anche qualche piccolo dondolio, stirare bene le gambe indietro come se ci fosse qualcuno che ve le tira e mantenete la posizione.
Ora pian piano appoggiate le manine sotto la linea delle spalle, ruotate le spalle, chiudete le scapole, inspirando mezzo cobra. Guardate che deve essere proprio piccolo, espirando ritorno giù. Se sento tensione, manco mi sollevo, resto semplicemente giù. Neanche ci provo a venire su con il busto. Me ne sto bravo, bravo, tutto coricato, sentendo l'appoggio sul cuscino. Ora, per venire fuori dalla posizione, dobbiamo attivare le dita dei piedi, ruotare le scapole, spingerci, portarci indietro e andare completamente indietro e lasciarci andare. Potete anche prendere il cuscino, lo mettete sulla pancia e lasciate andare il tutto alla terra. Potete anche mettere una mano sull'altra e poggiare la fronte. E poi lentamente uscite dalla posizione, srotolate la colonna e vi adesso sistemate in posizione supina. Cioè, cosa significa? Che andate a sedervi vicino al mattoncino che ci serve. Ci servirà. Lo metto di qua. E andiamo ad appoggiarci. Cerchiamo bene tutta la situazione. Potete anche usare il cuscino se volete per la testa. Vi appoggiate con le mani sotto l'incavo delle ginocchia, srotolate la vostra colonna e vi portate giù. Andando, se volete mettete il cuscino, se non è necessario non utilizzatelo. Appoggiate la testa, aprite bene le vostre braccia, allargate le gambe almeno quanto il vostro tappetino. Attivando bene gli appoggi, fate delle piccole antiversioni e retroversioni del bacino. Cosa significa? Che quando espirate la vostra curva lombare scompare, cerca la terra, e quando inspirate riportate in neutro la colonna. Quindi espirate ed inspirate. Quindi sentite questa sorta di onda che vi farà mobilizzare il bacino, buttando fuori l'aria e poi inspirando. Non forzate, mantenete ora una posizione neutra della colonna, inspirate da fermi, ed espirando andate a scivolare sulla vostra linea destra. Tutto il peso andrà a destra, il gluteo sinistro si stacca. Inspirate da fermi ed espirando vi riportate alla terra. Sentite bene i piedi che partecipano a questo movimento. Inspiro ed espirando fuori l'aria. Sento il piede, l'arco, in questo caso io sono andata a sinistra, l'arco esterno sinistro appoggiato, l'arco destro interno appoggiato. Inspirando, faccio nascere il movimento dal piede e quindi dalla forza dei miei appoggi. Inspiro al centro, espiro di lato e cambio lato. Inspiro, sto, espiro al centro. Inspiro, sto, espiro di lato. Inspiro, sto, ed espiro, ritorno. Fate questo movimento con il vostro respiro. Questo è un movimento che mima la mobilitazione del bacino quando si cammina. E praticamente è il movimento principe per ristabilire e risanare in connessione il vostro bacino con le vostre anche, soprattutto l'ultima parte del tratto lombare. Quindi con molta delicatezza lasciate scivolare, cercando di godervi proprio il respiro. Quando andate giù di lato, espirate, inspirate, preparate il movimento, espirate, tornate al centro. Vi fermate qua in questa posizione, chiudete un pochino di più le vostre gambe e andate ad appoggiare la caviglia destra sopra il ginocchio sinistro. Da qui potete aiutarvi anche con la mano destra e fate dondolare il vostro bacino a destra e a sinistra. Questo è quello che succede quando noi camminiamo: non solo dondola il nostro bacino a destra e a sinistra, ma addirittura va anche in su in giù. È una cosa molto complicata da ripetere se non camminiamo, però cerchiamo di almeno di suddividere nella qualità del movimento.
mantenetevi così nella posizione e adesso piano piano andate, se ce la fate, a prendere tutte e due le gambe, o anzi se ce la fate a prendere una sola. Io ho preso la sinistra con entrambe le mani. Vado qui ad eseguire uno stretching che si chiama stretching del piriforme. Se però avete tensioni e non riuscite a gestire questa cosa, aiutatevi con tutte e due le mani e prendete entrambe le gambe, ce la farete lo stesso, andrà bene ugualmente. Quindi mantenete qui, fate un bel respiro e poi espirando riaccompagnate la gamba alla terra e andando così a scambiare. Quindi mettete la caviglia sinistra sopra la gamba destra e andate a creare questo movimento di oscillazione. Voi vi guidate e vi aiutate con la mano superiore, no? Create questo scarico, vi fermate al centro, aprite le braccia e fate dei dondolini, delle oscillazioni a destra e a sinistra. Sentite proprio il sacro di destra, il sacro di sinistra, proprio un gluteo che si attacca, un gluteo che si stacca, senza forzare, questa oscillazione, queste piccole mini vibrazioni, mini torsioni delle vertebre anche lombari. Poi ci andiamo a fermare e andiamo a liberare anche qua la nostra gamba. Appoggiamo la terra e ci mettiamo nella posizione della farfalla, ok? Non tanto proprio della farfalla, non chiuso chiuso, è comodo, in modo da sentire tutte le pieghe inguinali ben aperte e le cosce ben spalancate. Da questa posizione, sempre se volete guidare il movimento, potete aiutarvi con le mani e fate dondolare il bacino, le anche. Vi fermate al centro e andate a appoggiare nuovamente bene i piedi alla terra. Portate le braccia lungo i fianchi e adesso, grazie alla forza di appoggio dei piedi e del bacino, andate a creare questa sorta di... Io sto spingendo dai piedi per creare questo movimento di scorrimento avanti e indietro, come se avessi prurito alla schiena. E questo è un bellissimo movimento che massaggia e rivitalizza i centri linfatici. Soprattutto perché io la testa l'ho appoggiata a terra e si muove perché io faccio muovere tutto il resto del corpo. Ok, se ce la fate andate con le braccia anche aperte oppure addirittura anche in fondo, quello dipende dalle vostre braccia e quindi lasciate che questo movimento nasca così. Provate anche ad eseguirlo grazie a questo movimento dei piedi. L'altro è più facile e quindi si chiama questo movimento, si chiama shimi shimi, ok? E andiamo proprio a sentire questo sfregamento del nostro corpo alla terra. Se ce la fate con le braccia così, se no non importa, basta anche con le braccia lungo i fianchi e sentite questo sfregare, sfregare, sfregare dei talloni, dei polpacci, della zona sacrale, di tutto il corpo alla terra. E vi fermate, questa cosa crea quasi calore. Poi andate a flettere le gambe, flettete la gamba destra, flettete la gamba sinistra, le portate al petto e attivate verso di noi voi e fate anche qui dei piccoli movimenti di oscillazione, diciamo tirate piano piano così e dondolate. E poi fate anche dei piccoli movimenti circolari con l'aiuto delle mani. Anche dalla parte opposta, appoggiate i piedi a terra e recuperate il vostro mattoncino. Spingendo i piedi da terra, quindi sempre cercando bene l'appoggio, staccate il bacino, andate in piccola retroversione, prendete il mattoncino, lo mettete nella zona sacrale, sempre se non avete fastidio. Se qualcuno è più delicato, invece di mettere il mattoncino, mette il cuscino, va bene lo stesso, addirittura potete mettere anche tutte e due le cose. Quindi per creare ancora di più un'apertura e un'attivazione in questo comunque un lavoro di posizione invertita, ok? Però non forzate, fate con tranquillità tutto quanto, mantenete la vostra posizione.
da questa posizione andate a prendere la vostra gamba destra, la portate all'addome, mantenetela da sotto l'incavo del ginocchio, andate ad inspirare, allungando, espirate e lasciate la posizione qua. Sentite tutta la piega inguinale sinistra aprirsi, il piede leggermente verso l'esterno e manteniamo questo allungamento. Solo allungamento, non vi preoccupate di muovere niente, semplicemente lasciate andare così. Respirate nella posizione. Poi con calma, quando vi sentirete pronti, recuperate la gamba di terra. Appoggiatela bene, appoggiate anche la gamba destra, io vado a prendere il ginocchio sinistro e porto all'addome, inspiro ed espirando striscio tutta la gamba bene lontano. Lascio pure cadere il peso in fuori della gamba, lo mantengo. Respiro. Ricordatevi di rilasciare il viso, di non serrare le labbra, di accennare sempre un sorriso. Inspirate e quando vi sentite pronti andate a recuperare la gamba, appoggiate bene il piede alla terra, appoggiate anche la gamba sinistra, tutti e due bene, spingete i piedi dalla terra e togliete il mattoncino, riappoggiate completamente la schiena al suolo, aspettate qua, ancora un attimino, e quando vi sentite pronti vi girate di lato, vi portate di fianco, senza fretta, aiutatevi con le mani, come se dovessi rotolare. Quindi rotolando, rotolando, mi vado a sedere. E qua adesso faremo una sequenza di pranayama, di lavoro sul respiro e ci servirà la sedia. Questo per favorire, naturalmente alzatevi con calma. Quindi preparatevi con calma, vi portate la sedia e vi andate a sedere. Una volta che vi sedete, mi raccomando, non dovete appoggiarvi nello schienale. Vi sedete al bordo della sedia. Scusate, ma devo spostare il mio tappetino, sennò la mia sedia è più ballerina. Scusate le spalle. Ok. Una volta che siete seduti sulla sedia, non so se la mia sedia si sta per rompere o qualcosa, la sento un po' strana. Allora, una volta che siete seduti sul bordo della sedia, andremo ad eseguire dei movimenti, possibilmente con gli occhi chiusi. Le gambe le tenete divaricate e comode. Dovreste cercare di mantenere, sono tre posizioni importantissime, il palmo della mano ruotato verso il basso sulle creste iliache, all'altezza delle anche, considerando come punto di riferimento il vostro addome e il vostro ombelico. Da qui porteremo le braccia in fuori, allungandole bene e portandole poi nella posizione del candelabro, così, e prendendo in considerazione come punto di riferimento il nostro cuore. Dopodiché porteremo le mani sopra la linea della testa con comodità, unendo le mani, e come punto di riferimento visivo andremo sulla gola. Sono tre punti molto importanti. Andiamo in questo modo, in questa pratica, ad unire movimento, respiro e visualizzazione. Questa pratica si chiama Prananatia e serve appunto per trasportare l'energia, per sentire l'energia che si sposta nel nostro cuore, dalla parte bassa del nostro corpo al cuore, alla gola e quindi attraversa tutta la nostra colonna vertebrale. E questo respiro e questa energia sarà fondamentale per riportare vitalità e quasi, diciamo, curare le nostre strutture. Partendo però da una posizione di relax e di ascolto,
lasciamo andare le nostre braccia lungo le cosce e se volete chiudete gli occhi e andate a respirare in maniera naturale, ascoltando semplicemente il vostro respiro, senza modificare nulla. Rilasciate le spalle, sentite bene l'appoggio dei piedi alla terra e l'appoggio alla sedia. Mantenete comunque la vostra colonna lunga e allungata. Respirate, cercando di sentire questo respiro che percorre tutto il vostro corpo. E quando vi sentirete pronti, porterete, come vi ho detto, i palmi delle mani proprio sulle cresteliere, sui fianchi, e ascoltate come diventa il vostro respiro. Inspirate tranquillamente, cercando di fare comunque dei respiri lunghi e profondi dal naso ed espirando sempre dal naso. Punto di riferimento centrale, l'ombelico. Se volete chiudete gli occhi. Sentite questa espansione dell'addome e questo ritorno. Quando vi sentirete pronti, sciogliendo la posizione delle braccia, prima con i palmi delle mani verso l'alto, distendeteli lontano da voi, abbassando i gomiti, riportate ai fianchi le vostre braccia, palmi delle mani aperte, ruotati verso l'alto. E ora ascoltate come cambia il vostro respiro. Inspirate lungo. Ed espirate. Potrete notare che come è cambiata la forma del vostro corpo, è cambiata anche la sensazione del vostro respiro. Ne è cambiata l'espansione, ne è cambiata la forma. Rilasciate sempre il viso, non irrigidite la bocca e quando vi sarete preparati, inspirando, sollevate le vostre braccia, unite le mani sopra la linea della testa, lasciando le braccia morbide e flesse. E ora provate a sentire come ancora cambia il vostro respiro, che si dirige nella parte alta del vostro corpo. Ora, visualizzate un punto di luce al centro della vostra gola, come se il respiro entrasse ed uscisse da quel punto. E a ogni inspiro questa luce si espande e a ogni espiro questa luce diminuisce. Il punto di luce nella gola. L'aria entra ed esce da quel punto di luce. E ora, inspirandovi, preparate, riportate le braccia lungo i fianchi, con i palmi delle mani rivolti verso l'alto. E inspirando, individuate un punto di luce al centro del vostro cuore. E inspirando, questo punto di luce si espande. Ed espirando si ritrae al centro del vostro cuore. E attenzione, quando sarete pronti riporterete i palmi delle mani verso il basso, le mani a cercare i fianchi e la cresta iliaca. E ancora qua, ad inspirare cercando il punto di luce al centro del vostro ombelico e a sentire come è cambiata ancora la capacità di espansione del vostro respiro. E
il respiro al centro dell'addome, il punto di luce nel vostro ombelico. Ripercorreremo questo percorso riportando le braccia all'esterno, riportandole a candeliere e individuando nuovamente il punto di luce al centro del nostro cuore. E inspirando, questo punto di luce si espande ed espirando si ritrae. Al prossimo respiro, inspirando, le braccia si uniscono e le mani si uniscono sopra la linea della testa, il punto di luce al centro della nostra gola. Si espande e si ritrae ad ogni respiro. Alla prossima ispirazione vi preparate a riportare i palmi delle mani rivolti verso l'alto, il punto di riferimento adesso è il nostro cuore, il centro del nostro cuore. Ancora un respiro qua. E inspirando adesso riporteremo le mani all'altezza dei fianchi, palmi delle mani rivolti alla terra, posizione e centro di ascolto nell'ombelico. Inspira ora. E rilascia le tue mani con i palmi rivolti verso l'alto, unisci il pollice indice in Dhyana Mudra e respira tranquillamente. Ora la tua schiena ha un unico punto di luce. Senti questa luce che si espande, che sale su per tutta la colonna vertebrale. Rilascia il tuo viso, apri leggermente la bocca, accenna un sorriso. E poi dolcemente unisci i palmi delle tue mani. E vai a sfregare forte, riconnettendo bene il tuo corpo, riportando le sensazioni di calore al tuo corpo. Tieni gli occhi chiusi, metti le mani a coppa sui tuoi occhi. Fai un bel respiro profondo. E espira. E alla prossima ispirazione ti prepari. Ed espirando lascia scivolare via le mani dai tuoi occhi, apri i tuoi occhi e riappoggia con dolcezza le braccia e le mani sulle tue gambe. Fai un bel sorriso, sorridi a te stesso e ricordati che il respiro è la tua ancora. Per qualsiasi cosa, qualsiasi momento, qualsiasi incertezza, paura, ritorna sempre al tuo respiro. Lascia sempre che il tuo respiro si calmi. Ed esegui dei respiri profondi e controllati e vedrai che tante situazioni, diciamo, di disagio andranno a sciogliersi con più facilità. Io ti ringrazio, namaste, ringrazio tutti quelli che guarderanno questo video, magari anche registrato, e quindi porteranno la pratica nelle loro case. Ancora grazie e buon fine settimana, ci vediamo martedì. Ciao ciao, grazie.